Ciao a tutti ragazzi ed eccoci finalmente ritrovati a questa videoguida di Silent Hill Shattered Memories. Ce l'abbiamo fatta, sì. Vi ho fatto attendere mesi e mesi e mesi dall'ultimo filmato e addirittura se consideriamo il tutto vi ho fatto attendere credo un anno dall'ultima guida completa che riguarda Silent Hill. Io lo so, sono stato preso da un casino di cose e tra l'altro devo dire che la sfiga non mi ha abbandonato. Perché oltre ad avere avuto problemi tecnici per quanto riguarda la parte video, ne ho avuti altri ancora peggiori per quanto riguarda la parte audio. E adesso sono certo, ma ci metterei la mano sul fuoco, che voi tutti vi sarete accorti che l'audio è notevolmente migliorato. Ebbene sì, ho comunque costruito una vera e propria workstation per registrare e regalarvi un'esperienza qualitativa del tutto nuova. Quindi sì, da questo momento in poi tutte le videoguide girate avranno un audio notevolmente migliorato e un aspetto video di definizione migliore. Dunque, non voglio perdere troppo tempo a chiacchierare di queste cose, anche perché credo di averle già accennate sulla pagina Facebook, su Twitter, quindi vi invito a seguirmi anche lì. E colgo l'occasione anche per fare un saluto a Matteo Ferrante. Dunque, veniamo a noi. Ci sono da fare alcune precisazioni per quanto riguarda questo Silent Hill, le classiche precisazioni che faccio sempre prima di cominciare la partita. C'è da dire, innanzitutto, che questo Silent Hill non rientra cronologicamente nella timeline di tutti gli altri Silent Hill che abbiamo visto fino ad ora. Anzi, c'è da fare una importante osservazione, che questo non è nemmeno un reboot e nemmeno un sequel, un prequel o roba del genere. Si tratta di una remake, quindi di una completa reinterpretazione del primo Silent Hill. Quindi personaggi rivisitati, eventi rivisitati, che comunque mantengono grosso modo lo stesso nucleo narrativo del primo. Quindi, giusto per precisare, questo Silent Hill non va collocato in nessun punto preciso della nostra timeline. Detto questo, insomma, aggiungo che, come in ogni altro Silent Hill, come in ogni altra guida completa, noi lavoreremo su tutti i finali del gioco, ma nella partita principale, quella che vediamo svolgersi durante appunto la guida, il finale ricercato è quello canonico e riconosciuto come autentico e diciamo coerente con tutta la storia del gioco. Quindi per gli altri filmati, come al solito, insomma, ci sarà appunto un video esplicativo che vi illustrerà come ottenerli, cosa fare, eccetera eccetera. Vabbè, detto questo, non vorrei perdere troppo tempo a chiacchierare. Clicco subito sul nuovo profilo. Comincio a dare il mio nome al gioco. Ecco qui. E diamo l'ok. Altra cosa importante riguarda appunto non solo i finali, ma anche tutte le altre scelte che dovremo effettuare durante la partita, perché questo Silent Hill è leggermente diverso dagli altri. Non solo ci sono delle scelte da effettuare per quanto riguarda eventi, oggetti, eccetera, ma tutta la partita, eccoci qui, sarà intervallata da sequenze che appunto faranno la differenza anche per altri elementi durante la partita, quindi non solo per il finale, ma analizzeremo meglio le questioni comunque durante appunto il gioco, perché non vorrei perdere 4-5 parti di guida completa solo sul menu principale a chiacchierare queste cose. Quindi andiamo sul profilo che abbiamo creato. Ecco, ci viene chiesto se settare le opzioni o giocare, ma per me va bene così, quindi giochiamo. Sweetie.
Yes? The new patient is here. They're early. That's fine. We can start now. I'm glad you came. Just turning up shows your commitment to the process. Good. I've read your notes. The other therapist didn't work out for you. I want you to know this will be different. We take this at your pace. No notes, no drugs, no theories. We go back to the start. Understand what happened. Take a look at this short form. I promise it's the only one you'll see during your therapy. Try to answer truthfully. It's easier that way. Ed eccoci qui. Comincerà in questo modo la nostra partita di Silent Hill Shattered Memories. Dunque, molti di voi si staranno chiedendo come mai in prima persona. Non preoccupatevi perché è un po' lo stesso effetto che hanno avuto tutti i giocatori di Silent Hill The Room. Si comincia in prima persona in alcune sequenze che intervallano poi la partita, ma la maggior parte, anzi il vero e proprio gioco è in terza persona, quindi non temete. Lo dico perché nemmeno io sono proprio un amante del gioco in prima persona, insomma non lo predilisco particolarmente, ma non temete perché comunque si tratta di brevi intervalli. Per l'appunto sono i brevi intervalli di cui vi parlavo prima, cioè quei brevi intervalli in cui dovremo andare a rispondere a dei test, comunque a sottoporci a degli esami, tra virgolette, a dei quiz, a tutta una serie di domande che ci farà questo psicologo, questo dottore, e che determinano significativamente sia il finale che gli aspetti imminenti della partita. Quindi per ogni capitolo quasi ci sarà una di queste sequenze in cui il protagonista sarà nello studio psichiatrico. Appare evidente che quindi tutto quello che avviene durante la partita riguarda il protagonista, che in questo momento è dallo psicologo. Dunque, piccolissima parentesi che poi ci farà da coscienza, se possiamo dire così, per quanto riguarda il finale Love Lost da ottenere. Ogni finale ha una sua specifica espressione comportamentale, cioè mi spiego meglio. In base a come ci comportiamo nel gioco, il finale cambia assumendo appunto quelle fattezze. Se noi ci comportiamo come dei maniaci o come degli ubriaconi o come dei bulli, ecco, a seconda di questi comportamenti il finale appunto potrà cambiare in base a questi tre fattori. Il quarto, che è quello che andremo ad analizzare noi, ed è praticamente il comportamento che assumeremo durante tutta la partita, sarà quello della persona per bene, abbastanza, insomma, tranquilla, senza nessuna alterazione particolare, senza nessuna inclinazione specifica, una persona tranquilla, alquanto equilibrata, e per quanto comunque, insomma, possano venire fuori delle domande un po' particolari, l'importante adesso è seguire le risposte che ci porteranno a quel finale. Ovviamente ognuno è libero di fare come pare, insomma come gli pare. Infatti io consiglio di giocare la prima partita comportandosi come capita, in modo da vedere un po' su quale profilo psicologico è più incline, e poi di seguire questa guida. Io stesso ad alcune di queste domande, ma solo ad alcune, dovrò rispondere in maniera completamente opposta a come avrei risposto nella realtà. Quindi ci sono alcune domande, ma per tante altre invece mi sono trovato esattamente così d'accordo che nemmeno a farla apposta, durante la mia prima partita ho proprio ottenuto questo finale, quindi vuol dire che forse sono una persona equilibrata. Dunque, andiamo a rispondere alle prime domande. Faccio amicizia facilmente. Vero.
Bere un bicchiere mi aiuta a rilassarmi. Falso. Ascolto sempre i sentimenti degli altri. Vero. Preferisco le idee astratte. Falso. Mi è piaciuto il gioco di ruolo durante il sesso. Anche se questo è divertente, molti di voi possono dire vero. Io stesso cliccherei vero, ma dobbiamo mettere falso. Lavorare con una tabella o un piano è il meglio. Vero. Non ho mai tradito un partner. Vero. Never cheated on a partner, really? Okay. Let's get started then. Cheryl! Cheryl? Sweetie? Oh my God. Cheryl? 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 Cheryl! E comincia qui ufficialmente la nostra vera e propria partita. Qui comincia il gioco vero e proprio, in terza persona.